Tutti ed eccoci in diretta dallo Spritz Club di Alba Adriatica. Abbiamo subito con noi Claggi, buonasera. Buonasera. Allora, parlaci di questa serata Brazilian Party. Allora, è la nostra prima iniziativa di questa serata Brazilian Party e è una grande novità per noi. Infatti speriamo che vada tutto bene, o almeno... Ma sicuro, dai! Un 70% lo speriamo. Abbiamo organizzato un concerto dal vivo con i Favela Chic, che è un gruppo di Pescara che suona prettamente musica brasiliana. Abbiamo fatto tutta quanta una cena brasiliana, un aperitivo cenato, quindi solamente cucina brasiliana. E durante la serata avremo uno spettacolo brasiliano con Jacqueline Mulis, forse anche me. Forse? Forse anche me, dipende da come sto messa. E in più avremo come un altro ospite Well Santiago, che farà uno spettacolo del fuoco al di fuori del locale. In più, vabbè, avremo il nostro fotografo Pino Giove e poi giustamente la diretta con R9. Ci siamo anche noi, ma io so che anche tu hai cucinato, che ti sei impegnata. Sì. Mi hanno detto oggi in studio che hai sbucciato tantissime cipolle, è vero? Sì, sono tornata a casa che puzzavo completamente di cipolle, ero praticamente una cipolla intera. Però sì, penso che quando qualcuno organizza qualcosa non devi solamente comandare, ma ci devi stare tu in prima persona. Quindi... Bravissima. Senti, vedo che già il locale si sta riempiendo piano piano, quindi invitiamo tutti a raggiungerci. Sì, no? Spero che possiate venire tutti quanti a trovarci, anche solo per un saluto oppure per scoprire un po' com'è la situazione. Che poi questa di stasera è un po' l'inizio di quella che sarà poi tutta la stagione estiva piena di impegni. Sì, esattamente. Quindi questa, diciamo, è la nostra prima tappa. Speriamo che vada tutto bene, che ce ne siano altre e stiamo programmando forse per il 1° maggio, che sarà sempre un lunedì, quindi cercheremo di fare questo appuntamento ogni mese. Perfetto, allora poi ci farai sapere. Io ti lascio andare perché so che stai lavorando, devi fare prima di vederti, insomma, esibire, quindi ti beccherò più tardi, sì, eh. sappicelo. Va bene. Perfetto, a dopo, buona serata. A dopo. Io vi ricordo che noi siamo in diretta dallo Spritz Club di Alba Adriatica, quindi venite a trovarci, siamo noi di R9, c'è la ginca latina, c'è tanta musica brasiliana più che latina e si balla e si mangia. Diretta dallo Spritz Club di Alba Adriatica e siamo con Gianni Capretta, perché anche tu fai parte dello Spritz. Buonasera a tutti, sì, anche io faccio parte della famiglia Spritz Club. E niente, a tutti gli amici ascoltatori che ci state ascoltando, mi raccomando, venite tutti quanti qui allo Spritz Club questa sera, che è una serata a dir poco fantastica. Poi ginga latina, 20 giorni che stanno concentrati tra pasteo, cucini e tutte le pietanze brasiliane. Ma quindi tu stasera non balli? Beh, io, diciamo, faccio il maestro di danze caraibiche, però... Non ti puoi buttare un po' nella mischia, dai. Ma come no, ho fatto il ballerino di danza classica, danza moderna, quindi... Mi ti ricordo, sai, come ballerino di danza classica, ti ho visto, ti ho visto nei saggi di fine anno. Circa 20 anni fa, sì. Quindi mo hai cambiato un po' stile, no, adesso? Io faccio Barbie dance, danze caraibiche, però... Questa sera mi diletto anche proprio pure a fare un po' nel di samba. Un po' di samba. Però in realtà fai anche tu qui delle serate, no? Dove sì, balli. Sì. Senti, hai cucinato un po' stasera, cosa hai fatto? No, io questa sera mi diletto ai tavoli, faccio il servizio al tavolo. Fai il cameriere. Faccio insomma. Il cameriere. Infatti ti ho stasera. Visto sì, lavorare. Sì, sì. E ti lascio lavorare, magari ci sentiamo più tardi. Come no? Grazie Buon lavoro a tutti. E grazie mille. Invitiamo tutti gli amici. Mi raccomando, tutti gli amici di Radio R9, vi aspettiamo Spritz Club, Alba Adriatica, Viale Mazzini 117. Qua, mi raccomando. Perfetto, grazie mille. Grazie ciao a voi. Ciao. E noi torniamo tra pochissimo in diretta dal Alba Adriatica, dopo dallo Spritz in diretta Club. Dallo Spritz Club di Alba Adriatica. Veniteci a trovare perché questa sera è tutta una festa brasiliana, Brazilian Party. Allora, siamo con il DJ della serata, della parte superiore della serata, Lorenzo. So che è anche un nome d'arte, diccelo tu. Ghina DJ, per tutti gli amici. Allora, che tipo di musica ascolteremo noi qui sopra? Adesso siamo con un preserata reggaeton che richiama un po' tutto il mondo caraibico qui presente, quindi tutti i nostri amici, da allora Pino, c'è a tutti Pino, gli amici del 100, dello sfizioso, di tutti i locali che ci seguono, e quindi un saluto a tutti quanti, a tutti gli amici, a tutte le serate, a tutte le persone che sono venute qui. Senti, più o meno questo è lo... genere di musica che tu fai quando fai il DJ, oppure un po' vari allora, a seconda della serata? Vario a seconda della serata, ultimamente faccio tutte serate latine, quindi anche reggaeton. Questa sera a breve cambierò e andrò di musica brasiliana. Giustamente, giustamente, no? Anche tu devi. In omaggio qui a Clash e a Claudia, che saluto, no, tutto il gruppo Ginga Latina, Ginga Latina. Lo Spritz, che mi ospita anche il martedì quando facciamo latino. Quindi stasera facciamo musica brasiliana. Allora, visto che diciamo che la suoni la musica, ma la balli anche? Sì, io ballo e approfitto, saluto anche la mia ragazza con cui di solito ballo e che oggi non è potuta venire perché c'ha mal di schiena. Un bacione, amore,
Ciao bellissima, ci sentiamo presto, un abbraccio. Perfetto, grazie. Adesso perfetto, ho detto tutto. Io ti lascio il tuo lavoro perché ti ho rubato in pratica da tutta la tua attrezzatura. E piano piano ricambio e vado in musica brasiliana. Quindi... Perfetto, allora ci sentiamo più tardi. Grazie, grazie a voi. Buon lavoro. Un saluto a Renove e un saluto a tutti, grazie. Grazie. Ciao. Allora vi ricordo ovviamente che noi siamo in diretta live tutta la serata con R9, Ginca Latina, insomma per ballare e mangiare brasiliano. Siamo allo Spritz Club di Alba Adriatica, vi aspettiamo allo Spritz di Alba Adriatica e siamo di nuovo con Francesco, ti ho intervistato questa mattina ed eccoci di nuovo. Allora sei tutto verde? Tutto, completamente. Anche il cappello brasiliano? Colore Brasile, il tema, sì, ho deciso questo abbigliamento in particolare perché oggi mi sentivo così, mi sentivo di Brasile e quindi volevo essere a tema, volevo essere in sintonia con la musica, con le persone, quindi solarità. Ci siamo. Ti vedo lavorare anche tu, se ne fai avanti e indietro. Si lavora tanto e sono contento di questo, sono contento che la serata sta andando come avevamo programmato e sì, sono molto contento, soddisfatto, la serata è ancora lunga. Certamente, è ancora lunga, no? Però sta andando bene, sono molto felice. Sta riempiendo, la gente sta mangiando. Quando inizierà il concertino sotto, allora, live? Dovrebbe iniziare fra, diciamo, pochi minuti. Aspettiamo comunque che c'è il momento in cui tutti quanti possono ascoltarli, questo sì, aspettiamo, diciamo, che il locale arrivi a un tot di numero di persone, poi loro inizieranno, spero che si divertano tutti quanti come già ho sperato questo pomeriggio con certo e spero che tutto quanto vada per il meglio. Senti, ti vediamo ballare? E dai, adesso no, ridi. sei in tema, sì, sei okay, vestito sì, verde, sì, giallo, così sì, sei costretto. Mi vedrete ballare, avete modo di vedermi ballare, di vederci ballare, poi ci faremo un balletto quando le cose si sono un po' più... Certo, quando è più calmo. Esatto, quando un po' è tutto più calmo. Va bene, perfetto, allora buon grazie lavoro ancora, e rinvitiamo nuovamente tutti qui. Assolutamente sì, rinvitiamo tutti quanti qui per chiunque ne abbia bisogno. Perfetto, per chiunque voglia, divertirsi, venirci a trovare, ballare, mangiare. Noi siamo qui, Spritz Club Alba Adriatica. Ciao Francesco, grazie. Buon lavoro. Noi torniamo tra pochissimo, siamo in diretta dall'Alba Adriatica Spritz Club. In diretta dallo Spritz Club di Alba Adriatica. Allora, noi siamo rimasti tutto questo tempo al piano superiore, però abbiamo deciso di scendere per farvi vedere poi nel video anche cosa sta accadendo nella sala al piano di sotto. Quindi scendiamo, in realtà ci sono due salette, allora vediamo una sala dove già stanno mangiando, quindi stanno facendo il loro aperitivo e noi ovviamente più tardi andremo a disturbarli. E allora ci siamo e torniamo da Francesco che sta prendendo un'ordinazione. Allora io ti becco e ti fermo un attimo. Ecco. Cosa stai facendo, Francesco? È un'ordinazione al volo, che i ragazzi hanno tanta fame. Ah, giustamente, perché si dice sennò che siamo venuti a fare. Ma secondo te invece riusciamo a beccarli loro, i favela chic? Siete ancora in tempo. Allora, ci accompagni da qualcuno? Come? Dove possiamo andare? Allora, possiamo intervistarvi per radio? Lui? Ti posso intervistare, ciao! Com'è che ti chiami? Luigi. Allora Luigi, innanzitutto mi dovete dire come mai avete scelto questo genere di musica, voi dei favela chic, siete di Pescara, giusto? Siamo di Pescara e dintorni. Perfetto, un genere un po' particolare, come mai proprio? Sì, diciamo c'era la passione per la musica brasiliana, poi mano a mano si sono aggiunti componenti nuovi, cantanti nuovi, eccetera, che hanno sempre apportato modifiche nel repertorio. Adesso siamo andati un po'... Andate un po' in giro, poi tra l'altro oggi siete qui ad Alba Adriatica questa sera, ma mi sai già dire qualche altra data dove possiamo venire ad ascoltarvi, magari per chi purtroppo non è venuto stasera? In questo momento non ti so dire tutte le date, però diciamo settimanalmente giriamo il nord Italia. Quindi ah, perfetto, poi avete una pagina Facebook dove magari possiamo... Dove abbiamo già le date aggiornate. Senti, invece il cantante è brasiliano? Il cantante è brasiliano. Si notava un pochino, sai? Allora io vi lascio perché so che fra pochissimo iniziate, buon lavoro e a dopo. Grazie. Allora loro stanno per iniziare a suonare, stanno facendo le prove, ballano, cantano, fanno un po' di tutto. Quindi noi, ciao, questo è il cantante che ci ha salutato, anche lui ovviamente. Ma adesso io lo voglio beccare un attimino, ma ti posso beccare prima che inizi? Ciao, tu come ti chiami? Io mi chiamo Giulio Cesare, per qua conosciuto come Pelomania. Perfetto, poi è anche un nome un po' romano, no? Italianissimo. Sì, italianissimo, 100%. Senti, che ci fai qui da noi? Allora, per me è un grandissimo piacere essere qui. Per la prima volta, io che vengo direttamente da Salvador, Bahia, del Brasile, sono qua oggi, faccio il cantante del gruppo Favela Chic. Per me è una soddisfazione essere qui con voi e sono 100% sicuro che diventerà insieme a me e quindi
invito tutti voi che siete a casa, che siete qua, per fare un bello casino, così facciamo un bello casino brasiliano, ok? Perfetto, poi tu sei oggi sei avvantaggiato, no? Questo è proprio il tuo genere di musica. Sì, sì. Giochi in casa, diciamo, sei al Patriotica ma giochi in casa. Gioco in casa, cioè sono anche contento, sono casino dei brasiliani, ma anche sono qua per gli italiani, perché oggi la musica brasiliana è proprio invaso il mondo. Sì, ha invaso il mondo, sì, no? Sì, sì. Anche noi la conosciamo. Sì. Allora ti lascio, so che fra un po' inizierete. Ok. Ci sentiamo più tardi. Ok, un grande saluto a tutti i ragazzi della Radio R9. Ciao. E noi torniamo tra pochissimo in diretta, siamo dal Adriatica, allo Spritz Club, raggiungeteci. Nuovo live dallo Spritz Club di Alba Adriatica, Favela Chic stanno suonando sotto, la serata è entrata nel vivo, qui sopra stiamo ancora mangiando, ma io voglio beccare un tavolo a caso questa sera, proprio l'ho scelto nella mischia, non conoscendo nessuno di questo tavolo, ho detto vado lì. Ok, salve a tutti, salve, bellissima. Beh, anche te. Non c'è il Negroni però. E come mai? Cioè bevi solo della birra? Con la cannuccia. Senti, però. La tua socia dov'è? La mia socia fa le ninne stasera. Il vostro bar cosa è successo? È chiuso, cioè, non lavora nessuno. C'è il service stasera. No vabbè, questo è un bar di pazze, non lo so, io guarda davvero. No, c'è qualcun altro, io fra un po' vado comunque. Vai, sì, va bene, anche perché senza negroni, insomma. Dimmi un po', ma che hai mangiato? Oh, allora, ho mangiato un sacco di cose buonissime, brasiliane. Di la verità non c'è il nome di nulla, vero? Solo della coscigna, mi pare. Coscigna, vero? Coscigna, Katia, vero? Coscigna. Tu no, ok. Comunque tutto buono, veramente. Senti, ma se te ne vai non balli? Ma io non so tanto brava. Mi devo fare almeno 7-8 negroni prima di ballare. Vabbè, no, cioè adesso non può bastare per la serata. Due sono insufficienti. Sì, sono insufficienti. Va bene, dai, non ti disturbo più. Ti lascio. Buona serata a voi. Ci vediamo in radio, buon lavoro anche a te più tardi. Torna quando vuoi, insomma. Ok, vabbè. Porta un negroni, noi ti aspettiamo. Ok, un bacio. Buona serata a tutte, ciao. Allora vi ricordo, noi siamo qui in diretta dallo Spritz Club di Alba Adriatica, ci vengono a trovare anche nostre amiche di altri bar di Alba Adriatica, insomma la serata sta entrando sempre di più nel vivo, veniteci a trovare, noi siamo qui e vi aspettiamo, ci siamo anche noi di R9. Ovviamente. Facciamo l'amore, noi siamo allo Spritz Club di Alba Adriatica, salutiamo Guerriero e a quanto pare Daniele, ma dov'è Emiliano? Emiliano dove sei? Come mai non sei a fare facciamo l'amore? Va bene, ma noi continuiamo la nostra diretta. Vi ricordo ancora una volta, siamo dal Adriatica allo Spritz Club, questa sera c'è una festa brasiliana con ginca latina, si balla, si canta e si mangia e noi vi raccontiamo questa serata intervistando le persone che sono qui e voglio beccare proprio questo ragazzo, ciao! Ciao, piacere, mi chiamo Leonardo. Leonardo, cosa ci fai qui questa sera? Questa sera sono venuto per la grandissima serata in stile brasiliano, visto che qui nella zona mi conoscono tutti come grande ballerino. Addirittura un grande ballerino. Il soprannome è Leo il Saltero, ho anche la mia pagina Facebook. Ho anche fatto molte esibizioni della team, del ragazzo della team al 100 e in altri posti, quindi per chi vuole contattarmi basta andare su Facebook. Leo il Salsero. Leo il Salsero. Senti, tu quindi imiti, diciamo, il ballerino che fa lo spot della team, che ormai è diventato famosissimo, lui è bravissimo e tu sei bravo altrettanto? Certo. Sono andato anche in diretta a Davanti un altro nella puntata di Paolo Bonolis. Senti, ma facevi il balletto? Facevo il balletto. Perfetto, va bene, allora in bocca al lupo per tutto, anche per la tua carriera da ballerino. Che dire, grazie soprattutto a voi di Radio R9 che con la vostra radio siete grandissimi. Che dire, passate una serata in stile brasiliano pure voi, piena di divertimento. Ok, fra un po' io e Andrea andremo a ballare anche noi, porteremo anche Graziano, ci facciamo queste danze brasiliane che sono proprio nel nostro stile. E noi ci fermiamo, ridiamo la linea a Guerriero e a Daniele, li facciamo l'amore, salutiamo tutti e a dopo. E quindi io direi di fare un brindisi intanto, allora, noi iniziamo con un brindisi qui in diretta radio. Perché astemia, bevo io per me e per lei. Ah perfetto, noi intanto beviamo, noi facciamo... Vai, alla calata. No, dai. Alla calata. No, come fa? Dai, alla calata. Come dice mia... Ecco, aspetta, alla calata viene un po' più grande, aspetta. Ragazzi, ovviamente non ci sarà una calata in diretta. Okay. Salute! In diretta. No ragazzi! Vai, forza! Vai, forza! Ragazzi, la calata di vino è impossibile!
vino buonissimo, ma è davvero difficile. Ti faccio vedere la calata come si fa. Ok, aspetta, noi intervistiamo gente. Calata, vai con la calata di vino. Poi succede anche questo, calata di vino. Prego, noi ti guardiamo, vai. Io che faccio per te? La calata di vino. Fai per me per R9, vai. R9, oddio, saluti a tutti dalle Spritz Clubi. Però mi hanno fatto ballare, voi non eravate là per vedere. Ma torneremo, noi veniamo adesso e ti vediamo. Io mi aggiorno qua e vengo con voi, un bacione a tutti. Ti stiamo guardando bere? R9. Buona serata. Anche a voi. Allora noi ci sentiamo tra pochissimo in diretta dallo Spirit Club di Alba della Linea, facciamo l'amore, mi sembra che sia arrivato anche Emiliano. Allora ragazzi, noi scendiamo così vi facciamo scoprire anche chi c'è qui sotto. Magari abbiamo anche pane per i denti, li facciamo l'amore, vediamo, scendiamo. Facciamo le scale, non so se a voi interessi un granché che io sto facendo le scale, però stiamo facendo le scale. Allora, in realtà qui sotto c'è un gran caos, wow! Perché, ragazzi, riguardate il video, perché qui c'è tutto uno spettacolo brasiliano. E forse noi saliamo sul divanetto. Ragazzi, non saprei neanche chi. Allora, cerchiamo di intervistare qualcuno nel mega caos dello spettacolo brasiliano. C'è chi balla, c'è chi canta. Vediamo un po' se riesco a beccare qualcuno. Ci muoviamo. Andiamo, ragazzi. Allora, in realtà vi devo dire la verità, neanche io riesco a descrivervi bene la situazione perché da dietro non vedo benissimo, però ci muoviamo e ci buttiamo all'inizio del palco dell'ingresso. Vediamo. Ballano tutti, cantano, battono le mani e ci sono tantissime piume. Gianni, descrivimi la situazione. Questo è il top brasilero, mamma mia. E ballano tutti, ragazzi. Bene. Tipici balli brasiliani. Anche tipico abbigliamento brasiliano, Johnny? Parlami. Fa paura, guarda. Fa paura. Dovresti imparare anche tu questi tipi di balli. No, guarda. Anche guardare non è male. Non so, ma io non provo la stessa sensazione che tu stai provando. Io sto. Però facendo. Immagino! Eccolo! Va bene, dai, loro sono bravissime! E ragazzi, sono anche molto belle, quindi ne vale la pena. La pena, ragazzi! Bene! Allora, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno che mi commentami questo ballo. Commentatemi, tu vai, commentami tutto quello che dici. È bello, vuoi dire questo? È bello, sì, sicuramente, senza parole. Ma come sta andando la tua serata? Vabbè, è appena iniziata. Ah, sei arrivato adesso? È appena iniziata, quindi. Va bene, allora divertiti. Ti ringrazio. Buona serata. Allora, per noi è un po' difficile intervistare le persone perché la musica è davvero alta. Stanno tutti ballando e più che altro stanno guardando, ops, le bellissime ballerine che si muovono al ritmo di questa musica brasiliana, ragazzi. Va bene, noi ritorniamo ai piani alti dello Spritz Club e ridiamo la linea a Facciamo l'Amore. Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Dopo. Adesso siamo in diretta qui dallo Spritz Club di Alba Adriatica. Ovviamente abbiamo ripreso la linea da Facciamo l'Amore, loro sono a San Benedetto e noi stiamo concludendo la nostra diretta, perlomeno la sto concludendo io, perché dopo Facciamo l'Amore continueremo con la musica qui in diretta dallo Spritz Club di Alba Adriatica. L'ho ripetuto così tante volte che ormai avrete capito dove ci troviamo. Insomma, vado a salutare Claudia. Scusami Claudio, io ti disturbo sempre mentre tu bevi dell'ottimo vino bianco. Cosa stai bevendo? Che vino bevi? La passerina. Perfettissimo. Io e Cristiana Buonamassa beviamo la passerina. Cristiana, tu volevi scappare da noi, ma in realtà noi arriviamo ovunque. È impossibile. Allora, devi anche tu farci un resoconto della tua serata.
Ah, bellissima, lei è andata a cucinare, no? Hai cucinato? No, non è stata con noi, eh? Non è stata. Ah, bene, sei arrivata concorrenza. Ha imbrogliato la ragazza. Mi ha fatto concorrenza. Racconta la tua serata. Ma che perché mi fai questo? Racconta le tue serate. Perché noi ci divertiamo così con poco. Concorrenza. No, in realtà sei tu che ci hai dato la sola. No, ok, se volete litigare in diretta su R9 fate pure. Racconta. Allora, tramite il mio negozio abbiamo organizzato un corso di cucina, per cui stasera eravamo dentro una cucina, un ristorante a Tortoreto, abbiamo imparato a cucinare un po' di pesce, appunto. Perfetto, lei io partecipavo dei suoi corsi. E lei dov'è? Io partecipavo. Vabbè, tu vai al prossimo e lei verrà la prossima serata, quindi così. Ma ragazzi intelligenti. Hai visto? Anni di studi che portano a questo. Ragazzi intelligenti, dai. Ti ringrazio, bene, concludiamo alla grande quindi questa serata. Io ho visto una ballerina sotto bellissima, ho visto tutti un po' emozionati, diciamo. Usiamo il termine emozionati. Aspettate ragazzi, adesso c'è lo spettacolo del fuoco, eccolo, è pronto. Ma sì, infatti adesso R9 lo riprenderà con le nostre telecamere e poi potremo rivedere sulla nostra pagina Facebook Radio R9. Ricordatevi, il 1° maggio c'è un altro grandissimo evento, lo stiamo ancora scegliendo il tema. Va bene, allora poi ci fai sapere però posto, tema e tutto, e noi ci saremo. Sembra lo spritz. Ah, ok. Ci manca il tema. Perfetto, aspettiamo allora, aspettiamo. Grazie mille, buona serata, buon continuo. Grazie. Allora, la mia diretta finisce qui. Potete rivedere sulla nostra pagina di R9 anche il video con lo spettacolo del fuoco. Adesso Andrea riprende anche la bellissima ballerina che si è esibita poco tempo fa. Non potete vedere gli sguardi dei ragazzi, insomma, come la guardavano. Ma noi continueremo, dopo facciamo l'amore con la musica qui dallo Spritz di Alba Adriatica. Ciao a tutti e noi ci sentiamo domani con il Pungiglione con me. Ciao!